Fiato alle voci, l'attualità raccontata da chi la fa. Il dottor Tiziano Caprara, originario di Gorizia, è il primo responsabile italiano dell'EDA, Echo Dentistry Association, associazione americana che promuove nel mondo un'odontoiatria ecosostenibile ed ecoresponsabile. Caprara è l'unico dentista italiano a sviluppare nel suo studio di San Giovanni al Natisone un progetto che prende il nome di Verdenti Ecodontoiatria, basato su tre linee di azione: ecosalutare, ecologico, economico. Dottor Caprara, il suo è praticamente un manifesto politico. Beh sì, una volta da un dentista ci si aspettava che solo che facesse un buon lavoro. Oggi questo non basta più, o meglio, non è più sufficiente. Quando andiamo in uno studio dentistico ci aspettiamo un lavoro di qualità che diamo quasi per scontato. Vogliamo che ci facciano sentire importanti e non semplicemente un dente da otturare. Auspichiamo che siano economicamente accessibili, ma oggi preferiamo anche delle attività che non inquinino l'ambiente in cui viviamo e vivranno le persone a noi care. Tre piani di azione, dicevamo. Iniziamo con quello ecosalutare. Lo studio Verdenti si concentra su due particolari aspetti: la salvaguardia della salute, che è così preziosa, e prevenire eventuali terapie. Questo lo facciamo stando molto attenti ai materiali che introduciamo nella bocca del paziente, vengono eliminati tutti i metalli, controllando la provenienza delle protesi, è un fattore che spesso si trascura, e con programmi mirati di prevenzioni per cardiopatici, diabetici e anche donne in gravidanza. Passiamo al piano ecologico. Questo è il punto di forza dello studio Verdenti, in quanto siamo i primi in Italia, secondi in Europa, a essere certificati come studio green, ecologico. In particolare stiamo molto attenti non solo al risparmio delle risorse, ma anche alla produzione dei rifiuti. Ad esempio, abbiamo eliminato la plastica dal processo di sterilizzazione. Pensi che soltanto in America vengono prodotti 2 miliardi di buste di plastica all'anno. Quindi anche gli studi dentistici possono influire in questo aspetto. Ed infine il piano economico. La regola dello studio Verdenti è: facciamo solo quello di cui ha bisogno. È una regola che può sembrare ovvia, in realtà oggi con strutture anche all'estero che puntano sul prezzo capita sempre di più vedere terapie inutili fatte solo per compensare i costi. Oltre a questo vengono effettuate dilazioni di pagamento, ma soprattutto dilazioni di trattamento, non sempre riscontrabili in altre strutture, e controlli gratuiti e garanzie che permettono di affrontare le spese dentistiche. Ma i suoi colleghi dentisti le dimostrano simpatia o la ritengono un visionario? Beh, devo dire che l'hanno presa più che bene, in quanto le richieste di dentisti che vogliono aderire a questo progetto sono aumentate. Vogliamo ricordare dove è possibile incontrare il dottor Caprara? Ci troviamo a San Giovanni al Natisone, in via Stazione 40. Siamo operativi dal 1990 e da circa 3 anni lo studio è stato rinnovato seguendo la filosofia Verdenti. Per chi voglia avere ulteriori informazioni c'è anche il sito www.studiocaprara.com. Grazie dottor Caprara. Grazie a voi. Fiato alle voci, l'attualità raccontata da chi la fa.